E ciao a tutti ragazzi, io sono Amber di Dragon's Take TV, benvenuti in questo nuovissimo video. Ieri ragazzi ho fatto uscire un video qui sul canale su un nuovo gioco che è stato rilasciato dalla Supercell proprio ieri 4 gennaio. Sto parlando ragazzi di Clash Royale, un nuovo gioco ragazzi player vs player multiplayer nella quale avremo una sorta di carte nella quale combatteremo con degli avversari. Adesso faccio vedere un po' meglio come funziona il gioco. Per chi si fosse perso ragazzi il video di ieri, vi lascio qui sopra la scheda o il link qui sotto in descrizione, oppure ragazzi direttamente il link dell'articolo che è fatto sul mio sito dragonstake.com con tutte le informazioni riguardo a questo gioco. Ma prima di iniziare ragazzi, questo gioco non c'è ancora in Italia, per il momento è solamente su iOS e solamente in alcuni paesi tra cui Canada, Nuova Zelanda eccetera eccetera. In Italia ancora no ragazzi, non so quando uscirà, ma penso a breve, speriamo, perché il gioco veramente è molto molto bello. Io ragazzi sto giocando adesso da iOS utilizzando un account, un ID Apple canadese, quindi se volete provarlo senza aspettare che la Supercell ancora rilasci in Italia il gioco, potete creare un account ID Apple canadese ad esempio e potrete giocarci. Altrimenti potete aspettare ragazzi che la Supercell rilasci il gioco, quindi uscirà sia per iOS che per Android ovviamente. Oggi ragazzi vi porto un episodio e ne farò altri due o tre, forse anche quattro, giusto per far vedere un pochino il gioco in anteprima qui su Dragon's Take. Prima di incominciare è importante ragazzi, qui sotto in descrizione trovate il link al gruppo Facebook italiano di questo gioco, dove potrete insomma parlare tutti quanti, potrete postare anche voi, ma soprattutto seguitemi su Instagram Clash Royale trattino basso Italia, che è ragazzi l'account ufficiale Instagram italiano che ho fatto per questo gioco. Ricordate, qui sotto in descrizione trovate il link alla pagina Instagram, seguitemi così rimarrete aggiornati. Mi raccomando, la pagina Instagram si chiama Clash Royale trattino basso Italia. Cominciamo subito ragazzi. Allora, qui vedete ragazzi che c'è la Battle Deck, ovvero il nostro mazzo. È un gioco ragazzi che assomiglia molto a Hearthstone, solamente che avremo un vero e proprio campo di battaglia 3D. Queste qua ragazzi sono tutte le mie carte che potrò sbloccare con i diversi livelli dell'arena, che poi vedremo un po' meglio. E vedete ragazzi che hanno riportato le stesse truppe di Clash of Clans come carte, come truppe da utilizzare. Queste qui sopra sono quelle che ho sbloccato. Vedete che c'è anche l'Elisir, quindi c'è anche l'oro e l'Elisir anche in questo gioco. E potremo sbloccare carte epiche, rare e comuni. Qui vedete ragazzi gli arcieri, gli spaccamuro, giganti. Mentre qui sopra vediamo invece ad esempio il cavaliere e qui vediamo una raffica di frecce. Ci sono anche ragazzi gli incantesimi. Ma andiamo subito ragazzi a vederci una battaglia. Andiamo a fare una battaglia in single player. Qui c'è ancora la modalità tutorial. Vedete 3 su 7 che appena finisco potrò sbloccare le partite multiplayer. La cosa bella in questo gioco ragazzi è che potremo sfidare anche i nostri membri del clan a duello o addirittura anche i nostri amici che non sono proprio nel nostro clan. Andiamo quindi su battaglia, proviamo subito il gioco. Eccoci qui ragazzi, questo è il campo di battaglia di cui vi parlavo. Qui sotto ci sono quindi le nostre carte e sotto c'è la barra di Elisir che si carica automaticamente. Ad esempio per mandare questo qui che è il cavaliere di livello 2 che ho alzato prima, perché prima ragazzi ho giocato un pochino, ci servivano non so adesso quanti Elisir, dato che abbiamo l'Elisir pieno possiamo mandare tutti quanti. Mandiamo anche gli arcieri livello 2 che ho fatto prima e anche il gigante livello 1. Lui invece ha mandato gli scheletrini che sono andati verso la nostra prima torre a sinistra, che però sono morti. L'obiettivo principale ragazzi è fare fuori, attenzione sta laggando, l'obiettivo principale è fare fuori ragazzi quella torre in alto che vedete al centro, dove c'è il reale che ovviamente è più forte, che battendo quella ragazzi vinceremo la partita. Prendiamo anche questi musketeer che non so che truppa sia e aspettiamo intanto che la barra di Elisir si riempa così da sbloccare ad esempio questo incantesimo che utilizziamo subito sulla torre principale dove c'è il reale, quindi una raffica di frecce. Vediamo che il gigante si avvicina e mandiamo ragazzi un altro cavaliere livello 2. Lui manda altri scheletrini. Ragazzi ci sarà anche la possibilità di mettere delle strutture difensive, tra cui anche i Tesla, torre inferno, cannone. Ragazzi è veramente una figata assurda. La porterò sicuramente qui sul canale come nuova serie assieme a Clash of Clans. E intanto mandiamoci un altro gigante con il costo di 5 elisir. Ok, non serviva perché tanto abbiamo vinto. Abbiamo fatto 3 corone. Finita la partita ragazzi sbloccheremo queste casse qui, che ci sbloccheranno ad esempio delle carte oppure dell'oro, oppure la possibilità di migliorare le nostre truppe. Vediamo che cosa c'è ragazzi, 15 secondi per poter aprire queste scatole. Andiamo quindi ad attendere quei 15 secondi per l'apertura della cassa. Si sta per aprire, 2 secondi, un secondo, facciamo open, quindi apri. Ok, abbiamo trovato 153, no abbiamo trovato più 18 di oro. Poi si è migliorato il nostro arciere e dopodiché... Ok ragazzi, abbiamo trovato anche una carta, addirittura una carta epica. Abbiamo sbloccato ragazzi la strega. Perfetto. Torniamo quindi dietro nel gioco, andiamo nel nostro mazzo e vediamo che qui c'è New.
ovvero abbiamo sbloccato appunto la strega. Qui sopra vediamo che possiamo migliorare ad esempio questo qua che si chiama Bomber in questo gioco, che sarebbe tipo lo spaccamuro, che possiamo migliorare con 5 di oro. In questo modo abbiamo aumentato 15 di vita, più 5 danno al secondo e 10 invece danno nell'area insomma in cui esploderà. Perfetto ragazzi, questo ragazzi è Clash Royale, un gioco a mio parere molto molto bello. Domani ragazzi penso di portarvi un altro piccolo gameplay, oppure vediamo di capire un po' meglio come funziona ad esempio questa arena. Vediamo magari di darvi qualche informazione in più. Vi ricordo ancora qui sotto in descrizione la pagina Instagram Clash Royale trattino basso Italia per seguirmi su Instagram, e anche il gruppo Facebook dove possiamo tutti quanti parlare, che si chiama Clash Royale Italia. Link in descrizione. Nel momento aspetterò che esca su Android, dato che voglio giocare sul mio telefono Android e non sull'iPhone. E quindi ragazzi aspettiamo che la Supercell lo rilasci in Italia, speriamo molto presto. E noi dunque ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.